Avellino fa la voce grossa nel derby contro la Casertana. Al Pinto vince 2-0 e manda un bel segnale di forza al campionato. Per il resto il Benevento si salva in extremis al Vigorito contro il Picerno. La Juve Stabia batte il Catania ed è sempre prima in classifica. Poi di tutte le altre campane ce ne parlerà approfonditamente nell'editoriale Luca Esposito, non senza dimenticare però il gran colpo in trasferta del Sorrento, che addirittura ne ha fatti 5 alla Virtus Francavilla. Buonasera, benvenuti anche questo giovedì a Focus Serie C. Saluto un amico di 8 Channel, il direttore sportivo della Paganese, tra le altre anche ex della Casertana, Guglielmo Accardi. Ciao direttore. Buonasera, buonasera a voi. E naturalmente ci sono Annibale, discepolo, e Luca Esposito. Buonasera. Salve a tutti. Allora, prima dell'editoriale di Luca, andiamo a vedere i risultati dell'ultimo turno di campionato con la grafica. L'ottava giornata, Monterosi Cerignola 0-3, Foggia Brindisi 2-0, Messina Giugliano 1-0, Benevento Picerno 2-2, Juve Stabia Catania 1-0 grazie al gol di Marco Meli. Le Vespe restano in testa alla classifica. Latina Monopoli 3-2, Taranto Crotone 2-1, Virtus Francavilla Sorrento 1-5, Potenza Turris 2-3. Il Potenza ha cambiato di nuovo allenatore, adesso il nuovo tecnico è Franco Lerda. La Turris torna a vincere dopo 3 KO consecutivi e, come detto, nel posticipo, nell'altro posticipo, anche Potenza Turris hanno giocato di lunedì Casertana Avellino 0-2. La classifica dopo l'ottava giornata recita così: Juve Stabia 18, Latina, Foggia e Benevento 15, Avellino e Turris in risalita 13, Cerignola e Picerno 12, Taranto e Virtus Francavilla 11, poi dall'altra parte Crotone e Potenza 10, Messina 9, Catania, Sorrento, Casertana e Giugliano 8, Brindisi 7, Monopoli 4, Monterosi 2. Come vedete ci sono ancora alcune squadre con una partita in meno, sono il Messina, il Catania, il Taranto e il Brindisi. E adesso sentiamo Luca Esposito e il suo editoriale. Eccoci, grazie per la penna. Partiamo con la Juve Stabia. Chapeau alla Juve Stabia, che comunque è l'unica squadra delle campane che non ha ancora perso, quindi 18 punti in classifica. Tra l'altro bisogna dire un altro dato, ha subito 2 gol al passivo, quindi la miglior difesa dell'intera Serie C. Quindi complimenti vanno fatti all'allenatore, che comunque sta facendo davvero molto bene con le Vespe, quindi diverte, ha un gioco davvero, mi sono divertito a Castellammare contro il Catania, è una squadra che comunque macina gioco ed è sempre comunque pericolosa, quindi complimenti a tutto l'entourage della Juve Stabia. Poi secondo il Benevento che comunque purtroppo ha un passo falso in casa contro il Picerno, anche se alcune decisioni arbitrali non hanno convinto, tra l'altro a discapito del Benevento, però va detto che qui bisogna darsi una svegliata, la possiamo dire, perché il mister, ho fatto i complimenti, però va detto che il calcio è una scienza, diciamo, esatta. E a fare invertire un po' i ruoli, snaturare i ruoli dei giocatori non va bene, quindi a volte è vero, su Kubica che è entrata, ha fatto gol, ci sta pure, però non puoi permetterti di fare comunque esperimenti. Siamo alla 9ª giornata, i giocatori vanno messi nei ruoli opportuni, nei ruoli che più congeniali, quindi questo è un consiglio che do al mister, perché ripeto, poi la squadra è forte di per sé. Mentre l'altra è l'Avellino, ero con Annibale a Caserta, ha vinto meritatamente, possiamo dirlo, contro la Casertana, anche se la Casertana è apparsa abbastanza stanca, quindi il fatto che giochi ogni 3 giorni è chiaro che ne va un po' a minare un po' quella che può rendere, anche per la potenzialità che
della rosa, possiamo dirlo, che è comunque una rosa abbastanza importante, quindi ben costruita, anche se, ripeto, bisogna pazientare, come invece la Turris, dopo 3 sconfitte consecutive, e anzi un punto, sintetizzando, in 4 gare, è riuscita a fare un colpo importante a Potenza, quindi complimenti a Giannone Redivivo. Poi il Sorrento, ne hai detto tu, bisogna fare davvero, alzarsi e fare gli applausi a questo Sorrento, che adesso inizia a macinare, inizia a avere anche a segnare, perché il gioco lo faceva, attenzione, costruiva tanto, però non riusciva a capitalizzare. Adesso ha trovato anche la via del gol, siamo contenti, sperando che adesso trovi continuità, mentre l'ultimo, il Giuliano che ha perso a Messina, ci può anche stare, anche se, ripeto, forse è stata un po' sfortunata nell'occasione, ha avuto 2 palle gol con Nocciolini e con Sorrentino, e là bisogna mettere il pallone in rete, e poi il solito Fumagalli che ha detto no a De Sena, però ripeto, un buon Giuliano, un Giuliano vivo. Allora, analisi impeccabile, esaustiva quella di Luca Esposito, direttore? 7 squadre in 3 minuti. Vediamo cosa aggiunge il direttore. No, ha detto bene, soprattutto di quelle squadre come il Sorrento, che dobbiamo dire ha sempre giocato bene, ha sempre tenuto il campo con dignità, ma gli mancava il colpo risolutivo finale. E soprattutto prendeva gol anche su errori spesso individuali. Invece mi auguro che possa aver trovato anche una sua continuità di risultati. Le altre squadre, Avellino, Benevento, sono delle squadre forti, per cui non è da meravigliarsi se poi hanno la possibilità, come sta facendo l'Avellino, di fare il filotto di vittorie, perché hanno il potenziale per esprimersi in questa misura. Male credo il Giuliano, che si sta un po' incartando, insomma, in situazioni anche interne, di cambi di allenatore, di qualche problemino, insomma, all'interno della società e della rosa. Bene la Turris, che è il tipo di squadra capace, ecco, di fare questo tipo di prestazioni, sì, come quella di perdere una partita che ormai sembra avere in pugno, un po' la caratteristica dell'allenatore, se vogliamo, la classica mina vagante del la sistema Turris, di gioco. È una squadra capace di fare 3 gol in un quarto d'ora, ma anche prenderne altrettanti nello stesso periodo. Juve Stabia, come ha detto Luca, gli vanno fatti solo i complimenti, perché è una squadra che il direttore Lovisi è riuscito innanzitutto a ringiovanire tanto, quindi anche ad alleggerire dal punto di vista dei contratti. Ha portato a Castellammare dei giovani semi sconosciuti. È una squadra. Alcuni dei quali erano con il mister a Siena. Sì. Evidentemente ha messo a disposizione dell'allenatore giocatori funzionali al suo gioco. È una squadra che corre molto dinamica, molto aggressiva, molto, molto sbarazzina, e in questo inizio di campionato soprattutto sono queste caratteristiche che possono mettere un po' in difficoltà chiunque. Benevento, quindi, per chiudere? Benevento è, secondo me, una squadra forte, che però deve un po' calarsi meglio nella mentalità della Serie C. È una squadra che ha giocatori tecnici, giocatori importanti, giocatori che sono un lusso per la categoria, però la Serie C è fatta anche di corsa, di lotta, di battaglie, di speculazioni su quelle che sono le situazioni di campo, e quindi deve un attimo, secondo me, focalizzarsi meglio sulla categoria. Su questa categoria. Sì, però, per il resto si conferma. Aspetta, piano piano. Infatti volevo aggiungere questo, sono d'accordo con te, però poi anche il mister ci mette il suo, per esempio visto Caric sta facendo tutti i ruoli, fra poco lo mettono anche in porta, e quindi hanno probabilmente completato. Anche il mister conoscere meglio il girone C della Serie C, però può dire in sala stampa tutto bene, non è tutto bene, cioè no. Ma no, non sai, è Luca, tutto quello bene. Che è poi la comunicazione che passa attraverso le dichiarazioni degli allenatori, dei direttori, dei giocatori, è anche un po'. No, ha detto che ha preso l'atteggiamento. Forse anche frutto del momento, partita recuperata in extremis, sì, ha preso di buono il punto, probabilmente. Sì, sicuramente, anche se ripreso a togliere il Picerno. Esatto. Il Picerno è una squadra che conosciamo bene, l'allenatore Emilio Longo, che è un professionista serissimo, un ragazzo molto in gamba, che sa far giocare bene le squadre. Voglio chiudere dicendo che si sta confermando un girone dove non c'è oggettivamente l'ammazza campionato. Questo sta dando
modo un po' a tutte le presunte grandi, ma che sono grandi a tutti gli effetti, tipo Benevento, di Avellino, di carburare il Catania, insomma, di rimanere sempre insomma, un po' in scia, nonostante qualche passo falso, qualche passo falso. Per cui attenzione a queste qua, che se dovessero trovare la quadra andando avanti col campionato, potrebbero assolutamente reinserirsi tutte quante. Una tiratina d'orecchio anche, parlare a Nibali anche a Marotta. Ma Marotta che tra l'altro ha avuto 3 giorni di squalifiche, non puoi comportarti in questo modo, voglio dire. E poi ripeto, Benevento deve ritrovarsi perché è una squadra costruita bene, è chiaro che non vuole rimanere tipo Teglio, gli altri che hanno se decidesse di andare via, altrimenti non puoi rimanere se non hai sei contro voglia, quindi è chiaro che perché sei ipotetico, io parlo in italiano, fammi leggere il messaggio del tifoso di Castellammare, certo. Buonasera, stasera il primo pensiero va a un piccolo tifoso dello Stabia, auguri di buon compleanno a Fabrizio Manzo, più 8 anni. Discepolo, allora sabato vai a Torre? Non saranno fortunati come a Potenza, il karma esiste, mentre Esposito sei il benvenuto e poi sei di buon auspicio. Guarda, Vox Populi, probabilmente questo tifoso è un po' distratto, io capisco che ama pungolare, però probabilmente non ha ascoltato che ha detto nella trasmissione passata Luca Esposito sulla Juve Stabia. Cosa ho detto? Ma la verità è che si deve salvare, la Juve Stabia si deve salvare, deve fare i punti per salvarsi, non iniziare adesso un'altra volta. La Juve Stabia deve salvarsi, ma che significa questo? Fare i punti per salvarsi, lo sa il direttore sportivo, lo sa il presidente, lo sanno i tifosi. Non urlare, però lui dice sempre cose che non hanno senso. Ti riporto sull'Avellino, ma io non lo so. Allora. Adesso pensiamo che la Juve Stabia deve vincere il campionato, significa che io non ci ho capito. Ti redarguisco ufficialmente. Allora, l'Avellino con questo modulo 3-5-2, che può passare anche al 3-4-1-2 con Lores Varela tra le linee, ma soprattutto ha scoperto questo Ricciardi a destra, ha scoperto uno Sgarbi che insomma ha cacciato grandissime doti di progressione, ma anche tecniche. E poi la squadra inizia a girare davvero, si è sbloccato anche Marconi a Caserta. Assolutamente sì, devo dire che è proprio il caso di dire attenti al lupo, perché ho fatto una piccola indagine sulle ultime 5 gare. Allora, a prescindere, capito, un dato statistico che non è secondario, l'ottavo turno è stato il più prolifico di tutto, di tutto il campionato fino adesso con 32 gol e l'Avellino ne ha fatti. Ha fatto quelli che ha fatti, però ne ha fatti due pesantissimi, anche se contro un avversario, diciamoci la verità, provato dal calendario, è vero. Assemblato velocissimamente, con buoni elementi, buone individualità, ma come diceva Cancellosi a fine partita, insomma, ha bisogno, giocando quasi ogni 3 giorni, ha bisogno un po' di trovare la quadra. Detto questo, dicevo a Avellini attenti al lupo, perché l'Avellino è la squadra che in questa piccola statistica che ho fatto è la più agguerrita, la più pericolosa, perché ha vinto 4 partite, ne ha pareggiato una e ne ha perso solo una esterna a Messina. Questo rispetto alla Juve Stabia che insieme al Foggia e al Benevento hanno segnato ciascuno 3 gol e hanno vinto ciascuna 2-3 partite e pareggiate 2. E solo il Latina, che è terzo, ha realizzato 2 gol pareggiandone 2 e ha perso a Brindisi. Cambiando l'ordine degli addendi, a questo punto volevo mettere anche la Turris, ma ovviamente Luca mi aggredirebbe. La Turris è, diciamo che segue a ruota a 13 punti e guarda caso il dato più importante, non questi dati così, il dato più importante, l'hanno dato Esposito.
il Duca dicendo, che la Juve Stabia ha subito due gol in tutti, questa è la cosa più importante, però questo non significa che era più forte, significa che sta andando bene. Ti ho detto che la più solida in questo momento, ti ho detto che l'Avellino, facendo questa differenza, facendo questo paragone, l'Avellino è la squadra che nelle ultime 5 ha vinto, è sicuramente quella più in forma, è la più in forma, con più vittorie. Allora, allenamento comunque fammi dire solo una cosa, che la prossima volta o gli regalo i dadi e giochi i dadi star del Brodo Star, così qualche beve un po' qualche notizia sull'Avellino stamattina, allenamento con esercitazioni tattiche verso il match contro il Monterosi. Aspetta, però Fabio Tito non sarà a disposizione di Pazienza per la prossima sfida, si legge nel report della società. In uno scontro di gioco capitato durante la gara con la Casertana ha riportato un risentimento muscolare, ha praticato degli esami strumentali, si è in attesa di ulteriori indagini suggerite dallo specialista di Villa Stewart. Cionek e Patierno stanno proseguendo il programma riabilitativo per guarire dai rispettivi infortuni. Anche Falbo e Dall'Oglio stanno ultimando il programma di riatletizzazione prima di tornare ad allenarsi in gruppo, ma sono ancora fuori, mentre Michele Rigione richiede un po' più di tempo. Ancora a proposito di Avellino Monterosi, il Partenio è sempre sold out per la gara contro i laziali, ma quanto pare non sono arrivate buone notizie dalla prefettura di Avellino, perché non sarebbe arrivato il via libera per l'ampliamento della curva sud, quei mille posti in più. Documenti. Esatto, c'è stata la riunione della commissione provinciale dei pubblici spettacoli che è stata convocata questa mattina, mancherebbero ancora delle integrazioni ad alcuni documenti. Dovrebbero essere consegnate. Vediamo se ce la si fa, i tempi stringono naturalmente, domani e venerdì, però insomma questo era un po' il report della giornata dell'Avellino. Ci vogliamo andare a sentire Pazienza e Tito nel post partita di Caserta? Io personalmente in questo momento e nei prossimi giorni terrò lo sguardo dritto, perché ci avevamo 3 partite in una settimana e quindi insomma teniamo lo sguardo lì davanti alla prossima partita senza alzare la testa, perché finora il lavoro ci ha portato ad avere dei risultati importanti, ci ha portato a fare dei miglioramenti, sicuramente dovremo crescere ancora tanto e dal punto di vista tecnico-tattico e dal punto di vista mentale, di diventare squadra, di capire determinati momenti. Oggi portiamo a casa un risultato sicuramente importante che ci aiuta al nostro percorso di crescita. Per quanto riguarda invece Marconi, sono molto felice per lui, perché è un professionista serio, un professionista che tiene molto al suo lavoro, lo ha dimostrato sin dal primo giorno. È chiaro che quando un attaccante non trova la via del gol, per come sono fatti loro, è chiaro che un po' si abbattono, e quindi l'averlo ritrovato oggi, accompagnato anche dalla vittoria, credo che sia una nota molto positiva per noi. Godiamoci questa settimana che ci proietta con tanta forza e tanta consapevolezza la partita con Monterosi, perché non va assolutamente sottovalutata. Arriva comunque un allenatore che è stato mandato via, lo sappiamo tutti, e quindi trasmetterà tutto questo alla sua squadra, e noi solo con l'umiltà che abbiamo avuto oggi possiamo portare a casa la vittoria. Tra l'altro Tito, nella stessa intervista post partita, ha dedicato la vittoria a Gennaro, un tifoso irpino, un tifoso biancoverde malato di SLA, che una delegazione dell'Avellino era andato a trovare proprio in settimana, promettendo una bella prestazione, possibilmente la vittoria a Caserta, così è stato. Anche stoicamente rimasto in campo, quindi esatto, dirlo, Tito esatto, si è infortunato proprio lì a Caserta, e quindi ci ha tenuto a dedicare questa vittoria al tifoso Gennaro, mentre invece Pazienza ha sottolineato come fosse importante questa gara anche per prepararsi al trittico di 3 partite in una settimana. E poi avete sentito anche le sue parole su Marconi, professionista serio che si allena in maniera esemplare tutta la settimana, e insomma gli serviva sbloccarsi. Buonasera, il luccichio negli occhi di Esposito lo vedo, anche se non sembra, un po' meno abbagliante dopo il blitz dei lupi al Pinto, però questa volta spezzo una lancia a suo favore, perché ho visto la Juve Stabia ed è davvero una buona squadra, ma se io sono il sognatore, come ha detto, lo è anche lui con la Juve Stabia. Il calendario è duro per gli stabiesi, se supera indenne le ultime le prossime 4 partite, chapeau. Michele, da Sant'Angelo dei Lombardi. Ma scusa, perché ho detto, ma io cosa sto dicendo? Lo sto dicendo a Nibale che la Juve Stabia, io sto dicendo io, il ma che c'entra, ma che c'entro io no, di sognatore, no, a proposito dell'Avellino. Io semplicemente, allora ragazzi, allora
il livellino, l'abbiamo detto più volte, più volte, la Avellino è una squadra più, è una squadra forte che deve vincere il campionato. Ok? L'ho sempre detto, tra le qui, tra insieme al Benevento e forse insieme al Catania. Sono le squadre che sicuramente faranno bene. Però io non ho mai detto che la Juve Stabia vincerà, ho detto che la Juve Stabia mancano 23 punti alla salvezza. Perché la squadra, diciamo, i programmi della società sono quelli della salvezza, sono quelli la squadra si deve salvare, sono giusto? Mi ricordo che è lo stesso presidente. Quindi ad oggi lo stesso detto, discorso varrebbe per Latina, Foggia, Benevento. Benevento c'è anche Benevento, ma Benevento. Lascia stare la classifica adesso. Io guardo avanti. Ma tu non analizzi aspetta, ma che c'hai la sfera di cristallo che guardi sulla carta, Avellino, Benevento e Catania hanno qualcosa in più rispetto alle altre. Il Latina sta vivendo il momento. Come sì, è così, sta vivendo il momento. Va il Picerno sta facendo bene, sarà sicuramente una squadra che darà grattacapi alle grandi. Avellino, Benevento sì, e Catania, ma e poi ci può essere la sorpresa. Però non possiamo, io se devo essere spuntare. Alla lunga verranno fuori. Poi è chiaro che magari la Juve Stabia può tenere il passo fino all'ultimo, chi lo sa, poi è tutto da giocare il campionato, è tutto da giocare il campionato. Gioca bene, però non so fino a quando può reggere. Durare. Direttore, che allenatore è Pazienza, anche ascoltando queste parole, un allenatore molto pacato ma con le idee decise, chiare? Sì, diciamo prima un po' com'era lui da giocatore, no? Da giocatore è un giocatore concreto, pratico, di quelli là che si sentivano poco nelle parole, ma però in campo è sempre stato un lottatore, uno tosto e concreto. E gli dobbiamo dare atto che non so quanto volutamente o quanto costretto anche dalle necessità degli infortuni, però è arrivato in un momento dove l'Avellino era una squadra senza equilibrio, con una fase difensiva approssimativa. Lui la prima cosa che ha fatto ha messo un centrocampista in più, ha cercato di dare un poco più equilibrio alla squadra e poi, avendo giocatori comunque di qualità, in una gara dove tu riesci a essere equilibrato, riesci a gestire insomma la gara, è chiaro che poi i giocatori di qualità ti possono far vincere la partita, ti possono fare sempre la giocata. Però gli va dato atto che ha messo in campo, ripeto, forse anche per necessità, giocatori più freschi, più dinamici, più di gamba. Anche Vedi Ricciardi, per esempio. Vedi Ricciardi, vedi Sgarbi. Armellino come jolly difensivo, quella è stata una necessità, ma lui l'ha fatta diventare una risorsa. Certo, Armellino è un giocatore esperto, di grande qualità, ha vinto campionati, quindi sa anche come si gestiscono determinati momenti. E quindi ha dato un senso, insomma, a una squadra che era in difficoltà, secondo me, proprio dal punto di vista dell'organizzazione. I risultati lo stanno confermando, questo gli darà sicuramente anche modo di lavorare con più entusiasmo e di andare avanti ancora con più sicurezza. Ma che l'Avellino, insomma, era strano prima che l'Avellino fosse a due partite indietro, dall'inizio, sì, con due sconfitte, insomma, è vero, una sconfitta e un pareggio. Le pagelle, no, le prime due, due sconfitte. Le prime due sconfitte. Le pagelle di Luca Esposito. No, poi, dimmi. Volevo dire una cosa relativa alla Casertana. Credo che a Caserta si stanno crogiolando un po' troppo sul fatto che perché giocano sempre, perché non si allenano, perché tante partite. Rischia di essere un alibi, secondo te? Rischia di essere un po' un alibi, perché è una cosa che si sta ripetendo un po' troppo spesso. È un dato, però bisogna fare di necessità virtù, e la situazione comincia a essere anche un po' preoccupante, secondo me, perché la piazza non è contenta. Sì, è vero. Tra l'altro, oggi giorno importante per Caserta, c'è stata ufficialmente la firma in comune per la costruzione del nuovo stadio. Dopo ascoltiamo le parole del sindaco Carlo Marino. Dicevo, le pagelle di Luca Esposito. Troppe cose di Luca Esposito. Sì, falli tu allora. Le commento con te. Ghidotti 6, Cancellotti 6 e mezzo, Benedetti 7, Mulese 6 e mezzo, Ricciardi 7, Lores Varela 6, Casarini e Armellino 6 e mezzo, Tito 7, Sgarbi 7 e mezzo, Gori 7, dalla panchina Palmiero e Marconi 6 e mezzo e 7 e mezzo, Pezzella e Maestro senza voto,
pazienza 7. Condividi? Purtroppo devo dire che condivido. Io sono sportivo. Tu non avresti mai condiviso per presa di posizione. Una cosa voglio dire, no, perché insomma, a proposito di quello che diceva il direttore e a proposito di nomi che hai tirato in ballo, io credo che quando l'Avellino veramente troverà la quadra, e credo che dovrà trovarla soprattutto con un personaggio come Varela, che secondo me è un ottimo calciatore, ne vedremo veramente delle belle. Sì, è vero, poi lui è partito, pazienza, col 3-5-2, però poi ha anche capito che Lores Varela deve avere libertà di manovra tra le linee. È un giocatore difficilmente collocabile. Incollocabile, insomma, inquadrabile, è chiaro. Però un giocatore di qualità, c'ha i colpi, la giocata, quindi poi starà a pazienza, ma starà anche a Varela stesso, cercare di trovare qual è la sua collocazione in quel sistema di gioco. Sì, ma l'importante è che pazienza l'ha capito e quindi lo fa giocare, insomma, dove sa che deve giocare, dove vuole giocare nel momento in cui l'azione senza, si svolge senza in un particolari certo compiti, però diciamo, quando giochi soprattutto una difesa a 3, un centrocampo a 5 con un play basso, riesci sicuramente a gestire meglio la fase difensiva, e quindi ti puoi consentire anche due giocatori offensivi più uno come Varela, che è un po', diciamo, un cane sciolto, diciamo così. Allora, altro messaggio: che brutta cosa, discepolo, sempre che non lo vuoi accettare, i soldi li avete spesi, voi dovete vincere, a proposito dell'Avellino. E poi li ha spesi in Agostino, questo è il tifoso di Castellammare. Invece, bello, mi piace, perché c'è il tifoso dell'Avellino che è per Luca, il tifoso di Castellammare che è per te. Dell'Avellino dice: Esposito mette le mani avanti, perciò ho detto che il luccichio è affievolito. La famosa ciliegina del dirigente Maione sarà sulla torta che offriremo al Partenio, alla Juve Stabia, scrive Michele da Sant'Angelo dei Lombardi. Ma io è un gioco delle parti. Sto dicendo che la Juve Stabia, mi lo dite, vince il campionato. Sto dicendo che la Juve Stabia deve salvarsi, è l'Avellino che deve vincere. Spezziamo la lancia a favore di Luca. Luca non si limita a commentare l'accaduto. Luca generalmente però ti posso dire una cosa. È l'anticalcio. Faccio appello alla tua educazione. Tu disturbi sempre, pure quando parlo io. Dici sempre così, e basta. Però voglio accomodante. Io accomodato. E tu dici che io sono. Tu hai detto che io sono anticalcio. Tu sei accomodato. Padrone. Tua visione è anticalcio rispetto ai protagonisti del calcio. E sintetizzo subito: gli allenatori e i calciatori sarà per scaramanzia, sarà per una loro ottica e una loro logica, dicono che si guarda al massimo a medio raggio. Tu guardi alla fine del campionato. Guarda la rosa, c'è la prospettiva. Rosa, guardo la prospettiva. Abbassiamo tutti gli altri microfoni. Luca. Le televisioni nazionali fanno i pronostici all'inizio campionato. Non abbiamo neanche sentito fino in fondo il direttore. Cosa volevi dire, Luca? Si limita al commento del momento, ma lui immagina degli scenari. Credo sia un merito, perché uno scrittore di fantasia si può prendere, è chiaro. Però Luca, per esempio, mette critica degli allenatori, e magari ha ragione, perché di lì a 4-5 partite hanno la difficoltà. Quando è successo gliel'abbiamo sempre dato atto, io ho visto i pronostici di Sky, ma adesso andiamo in Serie A, dove hanno collocato la Serenitana 12esima, adesso la Serenitana è 19esima. Quindi è chiaro, sono pronostici, mica sto dicendo che è scienza esatta, però le due valutazioni sono esatte. Allora, io sugli organici poi voglio dire, anticalcio,
Di calcio, di calcio possono parlare tutti. Bravo. Quindi non esiste l'anticalcio in Italia. Era un modo di dire, nel senso che provocatorio, nel senso che i protagonisti del calcio, ripeto, non parlano mai di previsioni a lungo raggio. Intanto Fabiani è andato via a Catania. L'undicesimo esonero. È l'undicesimo esonero. Ha il carattere e la personalità di guardare più avanti del meglio. Cioè, perché state chiudiamo la prima parte. Perché sì, Luca, la squadra. Settimana prossima ti siedi qui e fai tutta la trasmissione. No, per carità, okay. Fallo tu. Allora, chiudiamo la prima parte, ci andiamo a sentire per chiudere Casertana Avellino, anche le parole del difensore dei Falchetti, Celiento. C'è da dire che loro hanno dimostrato stasera di essere una squadra importante e in netta crescita. Noi abbiamo accusato il colpo e sappiamo, siamo coscienti che dobbiamo migliorare su tanti punti di vista. La partita di stasera dovrà servirci per capire come e dove migliorare. Abbiamo finito questo ciclo di partite finalmente che ci ha stressato a livello fisico e mentale in modo importante. Avellino superiore, però paghiamo questo calendario molto stressante, come diceva il direttore, non deve però diventare un alibi. Secondo te Cangelosi rischia qualcosina? La lunga sì, perché Caserta non è una piazza facile, non è una piazza così, così anche riconoscente, nel senso che tra due partite si dimenticheranno che Cangelosi ha vinto i playoff l'anno scorso. E Juve Stabia, che per cui è bene darsi una sveglia a tutti dell'ambiente. Tre giornate, se non fa punti va via. Va bene. Allora, a proposito di previsioni, hai visto? Cangelosi. Allora andiamo in pubblicità, ci ritroviamo tra poco. Allora, rieccoci in studio, stavo leggendo un po' di messaggi. Allora andiamo tra un attimo al telefono. Buonasera, sono un tifoso del Frosinone che per lavoro vive ad Avellino. Auguro al lupo di raggiungere la meta agognata che la piazza merita. Equilibrio e resilienza non devono mai mancare. Un saluto Michele. Grazie Michele. E poi un altro tifoso scrive: Casertana e Avellino Olè, Avellino in B e Casertana salva. Cosa ne pensate? Si salva la Casertana? Chiede Gianni da Caserta. Dopo giriamo questa domanda al tavolo, ma intanto io vado a salutare al telefono mister Nando Uliano, preparatore dei portieri del Sorrento. Buonasera mister. Buonasera a voi, buonasera a tutti. Buonasera, allora noi la disturbiamo giusto per 5 minuti, non vogliamo parlare insomma del campionato del Sorrento, né tantomeno di questa straordinaria vittoria che comunque avete fatto contro la Virtus Francavilla, imponendovi 5-1 addirittura in trasferta, ma vogliamo chiederle di Mirante, perché c'è questa bella storia legata a Mirante. Mirante, 2 anni fa, era l'ottobre del 2021, come possiamo vedere in questo video e in un post allegato del Sorrento Calcio, si allenava in un momento molto delicato della sua carriera, proprio con lei, quando il Sorrento era in Serie D. Questo fu poi il post che il Sorrento dedicò a Mirante quando, dopo quei giorni, quelle settimane di allenamento con il Sorrento, Mirante decise di andare al Milan. Perché parliamo di questo? Perché Mirante domenica giocherà contro la Juventus. Quindi in 2 anni Mirante è passato dalla Serie D ad allenarsi in Serie D col Sorrento alla ribalta del grande calcio a San Siro per Milan-Juve, sapete. Vabbè, Maignan... lui è stato a Roma, si è sì, da Parma, adesso, sto parlando di adesso. Pensate, con Maignan squalificato e Sportiello infortunato, tocca a Mirante. Le volevo chiedere, mister, innanzitutto se l'ha sentito in questi giorni, come si sta preparando, e poi darle anche un po' di merito, perché quello era un momento molto delicato della sua carriera e lei lo ha un po', come dire, recuperato al grande calcio? Diciamo, di nuovo buonasera a tutti. Allora, Antonio Mirante, lui è nato pronto, diciamo, quindi per questa partita per lui sarà importante sicuramente, perché arriverà dopo una lunga carriera, diciamo, già importante che lui ha avuto. Nel periodo che è stato con noi, dove si è allenato con me in maniera specifica, lui, diciamo, che non ha mai pensato neanche per un attimo di abbandonare,
ma aspettava magari la scelta giusta, perché parliamo di un portiere che quando si è allenato con noi all'età di 39 anni aveva un bel po' di richieste che poi valutava e alla fine ha aspettato, diciamo, fino ad ottobre, quando poi è uscito il Milan. Io penso che il Milan sia un po' il top non solo in Italia ma al mondo, e quindi lui, diciamo, che ha colto l'occasione al volo. Ma l'ha sentito in questi, giorni, sì, mister? Sì, l'ho sentito, sì. È pronto, è sempre stato pronto, ha un ruolo ben definito nel Milan attualmente, dove ha questo ruolo che magari qualcuno dice che sono ruoli un po' in ombra, ma invece il terzo portiere fa parte a tutti gli effetti di una rosa della squadra, e proprio in questi momenti, diciamo, che viene fuori il valore del terzo portiere, diciamo. Lui è prontissimo e non lo scopriamo oggi, diciamo. Assolutamente. Ma a me piaceva rimarcare anche quello che è stato il ruolo del Sorrento, no? Due anni fa. Lui è partito dal Sorrento per il calcio che conta, perché Antonio ha giocato in Serie D quando era giovanissimo e poi è andato alla Juve. Sì. Se vi ricordate una partita, lui è stato a Parma tanto tempo, a Parma, Parma, Roma, Sampdoria, Bologna, sono tutte piazze importanti, però penso che il Milan, Juve, penso che il Milan, diciamo, è una società forte. Lui è stato a Sorrento, si è messo a disposizione, devo essere sincero, insieme agli altri portieri che allenava all'epoca, in una maniera straordinaria, aiutando pure i ragazzi, e ce n'è ancora uno in rosa che è stato Del Sorbo, che è stato con lui quando ci allenavamo all'epoca. Quindi è stato un esempio per i portieri, ma anche per tutta la squadra, per la sua professionalità. Esatto, infatti, grandissima umiltà da un portiere che aveva avuto già una straordinaria carriera, calarsi quelle settimane, quei giorni, ancora, in realtà come Sorrento, per poi rispiccare il volo. Sentiamo Lugo. Vi posso assicurare che domenica sera, penso domenica che c'è la partita, lui sarà la stessa persona umile che era due anni fa quando stava con noi. Giusto, di questo te ne posso dare certo, una persona umilissima, e per questo raggiungi degli obiettivi ancora a 40 anni. Esatto, l'età non l'ho ricordata, 40 anni. La domanda era questa, quindi 40 anni, un portiere che comunque ha fatto una carriera straordinaria a Parma, quindi diciamo, ecco, Juventus, anche se la Juventus non ricordo che ha mai giocato, però sì, era lì. È stato nell'ombra di Buffon. Sì, ecco, e sicuramente è una bella soddisfazione, quindi però la domanda è questa: quanto è importante, ecco, per un portiere, anche in queste categorie, anche se ha 40 anni, sentirsi la fiducia della società? Perché ci vuole anche la società che deve avere, puntare su un quarantenne, no, mister? Certo, allora, la società sapeva bene, già dalla scelta di due anni fa, diciamo che sapeva bene su che portiere ha puntato, dietro magari ai due, il primo e il secondo, che c'erano in rosa. Poi con il calcio moderno vi posso dire che il cosiddetto terzo portiere fa parte a tutti gli effetti della rosa, e quindi fa tutto quello che fa il titolare, gioca in allenamento e tutto. Manca un po' forse la partita, ma Antonio è proprio per questo, il Milan si è affidato a lui, perché sa che domenica sa su che tipo di portiere andrà in porta, diciamo, dai. Annibale Discepolo per lei, mister. Mister, buonasera. Stavo guardando, mentre l'ascoltavo, guardavo un po' di numeri. Insomma, giù in fondo alla classifica, guarda caso, tra le campane non va tanto bene. Siete insieme sul campionato abbiamo avuto espressa... Ok, perfetto. Le rispondo solo una cosa. Io la società in questo periodo la vivo poco,
perché mi sto aggiornando per alcuni corsi di aggiornamento. No, benissimo, ma infatti no, ma gli accordi con l'ufficio stampa e non la posso rispondere. Sono no, ma gli accordi con l'ufficio stampa non solo non mi risponde. Per parlare di quella ma di questa bella storia. Sì, è una bella storia che credo che dopo Sorrento Benevento potrebbe sicuramente vedere dal vivo andando a vedere la partita Mirante. E quindi andando a vedere Mirante la prossima partita del Sorrento. Direttore, qualcosa per mister Giuliano? No, lo saluto intanto, che siamo ormai ci conosciamo. C'è Accardi qui in studio, direttore, mister. Direttore, buonasera a voi. Ciao Nando, ciao. No, ciao, gli faccio solo i complimenti a lui e a mister Maiuri, a tutta la società, perché nelle ultime settimane hanno probabilmente raccolto quello che meritavano già da un po' rispetto a quello che stavano proponendo, e vabbè, sicuramente capiterà di rincontrarci su qualche campo. E poi una cosa che va detto, scusa del Sorrento, non faccio nessuna domanda al mister, siamo qui perché dobbiamo parlare anche del Sorrento, è stato il fatto di quando non arrivano i risultati la società ha blindato Maiuri, perché consideravano Maiuri la scelta giusta, la scelta che comunque lo scorso anno ha comunque vinto il campionato, anche se a discapito della Paganese, proprio la tua squadra, però ha meritato, però assolutamente, meritatamente, assolutamente. Certo. Grazie a Nando Giuliano, preparatore dei portieri del Sorrento. In bocca al lupo allora ad Crepi. Antonio Mirante, grazie. Grazie mister. Grazie allora, anche a Gianluca Monti all'ufficio stampa del Sorrento, assolutamente. A proposito di Sorrento, facciamo un'inversione di scaletta, Michele, ci andiamo a sentire proprio dopo la partita, il sonante 5-1 alla Virtus Francavilla, il tecnico Maiuri e Gaetano Vitale, autore con Ravasio di una doppietta. Sentiamoli. Prendiamo la spinta positiva certamente di questa partita, ma dobbiamo capire anche che bisogna rimanere sempre sul pezzo, perché c'è sempre il nemico dietro l'angolo. Noi siamo una squadra giovane, non dobbiamo credere di essere diventati forti tutto in un colpo, e dobbiamo continuare a lavorare con lo stesso spirito, con la stessa umiltà, con la stessa voglia anche di stare insieme, perché questo è un gruppo che sta bene insieme e si vede anche in campo che lottano uno per l'altro e per l'altro ancora. Questo è una cosa, per me è il più grande successo. Abbiamo trovato questo equilibrio importante, questa consapevolezza, e spero ovviamente di essere pronti contro il Benevento. Allora, per rispondere al tifoso della Casertana, di cui ho letto il messaggio prima, che aggiunge tra l'altro: oggi a Caserta c'è stata la firma per il nuovo stadio, un progetto importante per i prossimi anni. Siamo stati ripescati a fine agosto, abbiamo dovuto fare la squadra in 10 giorni. Sarà fondamentale mantenere la categoria a tutti i costi, scrive Gianni, che prima chiedeva al direttore e anche a voi, insomma, se la Casertana ha buone chance di salvarsi. No, rispondi a questa domanda. Allora, la cosa che voglio fare, i complimenti alle due tifoserie. È stata una bella giornata di sport, di tifo, e mi sono divertito. Quindi, davvero, Caserta merita di essere in Serie C, di stare in Serie C. È chiaro, è legittimo anche le aspettative del tifoso che chiede, dopo 4 anni di Serie D, 4-5 anni di Serie D, è chiaro che hanno assaporato. Chiede una svolta. Due anni che mancano. No, due anni, è vero, due anni. Ah, due anni, sono di più. Dopo 2 anni, è chiaro che dopo essere ritornati dopo 20 anni di Serie D, in Serie C hanno assaporato quindi il professionismo, è chiaro che si sono anche abituati, però lo merita Caserta, lo merita il presidente Agostino, che ho parlato a fine partita, che ha questo sogno di questo stadio, questo progetto, e Caserta, ripeto, secondo me ce la farà, perché ha una buona squadra, una squadra con, abbiamo visto, lo stesso Curcio, Carretta, Anastasia, sono giocatori comunque di prima fascia, sicuramente si terrà fuori da questo momento, anche se, ripeto, non deve diventare, come detto, un alibi ogni volta, perché sì, è vero, si gioca ogni 3 giorni, però credo che la Casertano ha anche dei, tra virgolette, una panchina abbastanza, diciamo, importante e solida. Allora, discepolo, fate questo ogni anno, poi fate sempre la stessa fine, scrive ancora il tifoso di Castellammare. Proprio fine. Esposito, vestito blu e penna gialla, fai la differenza, sei un grande. La penna è di Annibale. Caro tifoso. Allora. Volevo dire una cosa, auguri al presidente D'Agostino, insomma, il sogno di Giuseppe, non quello biblico che fu diverso, insomma, ma quello dello stadio, gli auguriamo che si possa realizzare, anche perché Caserta, scherzi a parte, è una piazza molto molto importante, che sa di calcio, che mastica di calcio da tanti anni, e che per quanto concerne l'attuale, quindi parlo di medio raggio,
Per quanto concerne l'attuale, sicuramente avrà bisogno di qualche settimana, insomma, di due, massimo tre settimane. Trovare, Lourdes, trovare la settimana tipo di lavoro. Non la settimana santa. Allora, tra un attimo andiamo da Matteo Lovisa, direttore sportivo della Juve Stabia. Per Accardi, invece, l'Avellino cosa deve temere, se c'è qualcosa da temere, di questo Monterosi, allenato tra l'altro dall'ex, come diceva Tito, da Taurino, che torna per la prima volta da ex qui al Partenio. La classifica dice che in questo momento farebbe pensare ad un Avellino che fa un sol boccone del Monterosi, cioè invece L'Avellino da stare sempre con gli occhi aperti. Deve temere se stesso, nel senso che non deve perdere di vista quello che l'ha portato a fare questo, ad avere questo momento positivo, che non è stato solo tecnica, non è stato solo tattica, ma è stato anche determinazione, è stato cuore, è stato anche, io dico sempre, quando la squadra ha preoccupazione dell'avversario, allora viene fuori la prestazione. Quando sottovaluta l'avversario, allora cade di tensione. La squadra deve sempre avere non paura, ma preoccupazione dell'avversario. E l'Avellino, rispettarlo, è chiaro. Che sì, la preoccupazione si trasforma in tensione. Si trasforma in tensione, in attenzione, in concentrazione, sì, e quindi automaticamente in prestazione. L'Avellino delle ultime gare mi è sembrato questo: una squadra che ha preso consapevolezza che doveva avere rispetto dell'avversario, che doveva giocarsela anche sul piano proprio della lotta, della corsa, della sostanza, diciamo così, e su quello poi, come dicevo prima, ha costruito le vittorie, perché poi quando c'è la qualità dei giocatori, quella viene fuori a parità di atteggiamento, poi i giocatori fanno la differenza, la qualità viene fuori. Integro brevissimamente, secondo me ha preso coscienza anche del proprio orgoglio l'Avellino, quindi della propria reputazione, e l'ha trasformata in prestazione, questo sì. Credo questo sia successo nelle ultime partite. Luca? No, l'Avellino, io ti ripeto, come ha detto il direttore, deve vincere, non può crearsi il problema, arriva in Monterosa, arriva a Casertano o viceversa, quindi è chiaro che è una squadra costruita per vincere, ha avuto un cammino fino adesso altalenante, possiamo dire. Ho fatto i complimenti al mister Pazienza in sala stampa, perché a Caserta è stata l'unica prova in trasferta dove ha meritato, poi ho visto persone che si sono messe le mani nei capelli, termino. Manteniamo comunque rispetto sempre per tutti i colleghi, naturalmente. Sto dicendo una domanda dove, l'Avellino ha legittimato, ha vinto con merito, adesso deve continuare a vincere, deve continuare comunque, perché le altre non si fermano e l'Avellino deve andare avanti, anche perché deve recuperare. Allora, mi fate salutare Matteo Lovisa, direttore sportivo della Juve Stabia. Buonasera, direttore. Buonasera a tutti. Buonasera. Allora, si parlava di questa Juve Stabia dal cammino importante fino a questo momento, no? Perché saremmo falsi se dicessimo che ce l'aspettavamo, anche perché i propositi del presidente Langella d'inizio campionato erano stati altri e penso rimangano comunque attuali quelli di salvarsi, però vi va dato atto di aver fatto uno straordinario finora avvio di campionato. Luca Esposito sottolineava appena due gol subiti da questa squadra, sintomo di grande solidità. Sì, è un po' quello che ci eravamo prefissati col presidente inizio anno, con l'allenatore, con l'amministratore, nel senso di riuscire a creare una squadra che rappresentasse un po' quella che era la nostra idea, l'idea un po' di Castellammare, di questo spirito di rivalsa che abbiamo un po' tutti. E fa piacere, la fase difensiva poi sicuramente sta facendo bene, però penso sia il lavoro un po' di tutta la squadra, del mister già durante la settimana che chiede questi ragazzi. Annibale Discepolo, partiamo da Annibale per il direttore. Buonasera direttore, complimenti. Secondo me la Juve Stabia non è lì in vetta per caso, ma perché è una squadra che è stata ben costruita. Complimenti a lei, anche al presidente, e soprattutto perché ne parlavamo prima in studio, non so se lei seguiva col direttore, anche con Luca e con Angelo. Una squadra deve acquisire, secondo me, grande reputazione e deve trovare
l'orgoglio in se stessa per, affinché insomma, la prova di ogni domenica, di ogni sabato, ormai si gioca tutta la settimana, diventi prestazione vincente. Gli esami non finiscono mai, la tensione, le pressioni altrettanto, guarda caso, il prossimo turno che vi aspetta è un derby contro una squadra che gioca un calcio champagne, la Turris, reduce da una vittoria presa per i capelli al 97esimo, ma soprattutto è una squadra che ha un equilibrio, tra virgolette, nel segnare i gol e nell'incassarli, 18 e 18, perciò dicevo tra virgolette. Quindi non è un equilibrio reale, un equilibrio che vi fa essere diciamo ottimisti o no? Allora, partendo dalla prima parte della domanda, penso che le pressioni debbano avere gli altri. La Juve Stabia, parlare di pressioni per la Juve Stabia fa un po' sorridere, nel senso che il nostro obiettivo è quello di salvarci. Poi se la Juve Stabia arriverà ottava, quinta, sesta o seconda, quello non lo so. Non sono cose neanche sinceramente ci devono interessare in questo momento. Pensiamo di gara in gara. Domenica c'è un derby a Torre Greco, penso importante. Mister Caneo lo conosco, ho giocato contro anche l'anno scorso, sappiamo il calcio che fanno le sue squadre, sappiamo quello che richiedono i giocatori, quindi sicuramente sarà una gara complicatissima, non solo perché sarà un derby, ma sappiamo che ha dei giocatori veramente di grande valore la Turris, però noi siamo la Juve Stabia, dobbiamo pensare a noi stessi con l'atteggiamento, con la nostra umiltà, non siamo nella condizione di poter far calcoli o altre cose, ma non solo perché siamo a metà ottobre o alla nona giornata, deve essere la nostra mentalità che ci porta avanti tutto l'anno. Io qualche campionato fortunatamente di vertice l'ho fatto e questa deve essere la mentalità che deve avere la squadra in ogni singola partita. Eh sì, tra l'altro voglio sottolineare almeno al momento sono scese Avellino e Catania che sono date tra le favorite per la vittoria finale, entrambe sono state battute dalla Juve Stabia. Luca, catino, per il direttore? È diventato un catino Castellammare sicuramente, 22 punti alla salvezza, quindi sono gli obiettivi stagionali da parte della squadra. Quindi voglio fare i complimenti sia al direttore sportivo che comunque è riuscito comunque insieme all'allenatore, perché ha detto alcuni giocatori l'ha scelto l'allenatore, alcuni l'ha scelto invece il direttore sportivo. Quindi vanno anche perché ho visto giocare quest'Abbia, merito, l'ho detto nell'editoriale iniziale, inizialmente che il mister gioca a calcio, ecco. Giocherà sicuramente adesso un derby contro una squadra che gioca a calcio, no, che questo champagne, togliamocelo alla Turris, questo champagne, è una squadra che gioca a calcio, quindi sicuramente due belle realtà, però la Juve Stabia sta entusiasmando, ecco la domanda che faccio al direttore sportivo è, si aspettava questo atteggiamento da parte della sua squadra, perché comunque siete una squadra giovane, una squadra molti non avevano mai partecipato, mai diciamo giocato in Meridione, tipo Candellone, ecco, quindi mi piace questo Leone, mi piace anche questo giocatore, ecco, come Meli che è entrato e ha segnato prestazioni in Tiam, il portiere Tiam, grande, spesso decisivo, grande colpo qua preso dalla spalla, un giocatore non so per quale motivo la spalla l'abbia mandato via, quindi complimenti ancora al direttore sportivo che ha portato un signor portiere in porta. No, partendo dal presupposto che i giocatori sono tutti con grande condivisione con l'allenatore, nel senso che non c'è stata una scelta fatta finora in cui non è stata condivisa, sapendo che l'allenatore si va a prendere, nel momento in cui la Juve Stabia prende Pagliuca, se il direttore non conosce proprio l'allenatore, non prende giocatori funzionali, diventa un problema, quindi lì la responsabilità secondo me è grande del direttore. E poi per quanto riguarda i singoli, sì, non penso che sicuramente stanno facendo bene singolarmente, però vediamo di domenica in domenica che qualcuno viene sempre fuori, vedo anche Piscopo stesso, Meli, che ultimamente Andreoni stesso, che sono arrivati un po' in sordina, ci stanno dando una grande mano secondo me. Detto questo, ho preso parecchi giocatori, sì è vero, del nord, ma non guardo il giocatore singolo, penso alle caratteristiche singole, poi non è che sto a pensare nord, centro, sud, il calcio è sempre quello, poi che ci sia di 10.000 persone, 5.000 o 3.000...
conta la personalità del giocatore. Poi se il ragazzo ha 22 anni può averne più di 1,35, non è detto che un ragazzo di 22 anni ha meno personalità di 1,35. Quelle sono cose che non penso assolutamente. Detto questo, sabato sarà una bella gara sicuramente, quindi vedremo come cosa riusciremo a fare, però sono sicuro che la squadra, a prescindere dal risultato, manterrà sempre la sua umiltà. Dietro l'ultimo, l'unico appunto forse che la difesa, ha visto una bella difesa compatta, ha difenduto tutti, forse sprecato troppo sotto porta, quindi nel senso che arrivate molte volte, però potete fare molto di più perché sprecate davvero, soprattutto nei 16 metri, tanto. Sì, è vero, dobbiamo migliorare assolutamente in questo. È anche vero che davanti fanno veramente un lavoro importante gli attaccanti, perché da Candellone a Piscopo a Piovanello fanno veramente un lavoro che danno una grande mano alla fase della linea difensiva e a centrocampo. Quindi è normale che delle volte rischiano di arrivare un po' meno luci sotto porta. Sanno anche loro che devono migliorare in questo, perché comunque Piovanello, Bentivegna e Piscopo sono a zero gol, all'ottava giornata sono un po' indietro. Lo sa, però non deve diventare un peso, deve diventare un peso se la squadra non fa l'atteggiamento. Io l'unica cosa che ho garantito a Castellammare nel momento in cui sono arrivato è che l'atteggiamento della squadra non lo deve mai sbagliare, fin quando sono io direttore e c'è questo allenatore qui. Poi sul resto le partite si possono vincere e perdere, ma quello non abbiamo la presunzione di dire che siamo una squadra diversa in questo momento o altre cose. Le grandi favorite sono l'Avellino e il Benevento, penso che essendo squadre di Serie B, sono assolutamente le favorite. Noi pensiamo di lavorare di giornata in giornata, poi chiaramente nel momento in cui si è lì non è che si tira indietro, però corsi da fare a metà ottobre assolutamente. Direttore, ti faccio salutare dal direttore Accardi. Ciao Matteo, complimenti innanzitutto, e volevo chiederti questo: hai la sensazione che l'ambiente, la tifoseria sia connessa con voi su questo volare basso, o credi che di qui a qualche domenica potrebbe spingervi, potrebbe pretendere, tra virgolette, di provare a fare qualcosa in più? Allora, intanto se qualche domenica facessimo ancora qualche vittoria sarebbe già importante, io penso a quello. Poi la tifoseria è bello che sogni, nel senso il tifoso vive per la propria squadra, quindi è bello e giusto che sia così. Però nel senso l'entusiasmo noi fa solo che piacere, poi sanno anche loro, nel senso è una piazza che ha fatto anche qualche anno di B, anche recentemente, quindi è una tifoseria dal punto di vista, secondo me, matura, nel senso non è una tifoseria che vive con l'agonia di essere prima in classifica. Prendiamo quel che sarà, con la tifoseria siamo stati chiari inizio anno che l'obiettivo è quello lì, poi sicuramente stiamo con un buon bottino di punti nel mercato di gennaio. Vedremo cosa succederà, però ripeto, ho visto anche gli ultimi turni, le partite, penso che Benevento e Avellino su tutte abbiano dei valori diversi rispetto a tutte le altre. Fuori perché l'Avellino ultimamente, ho visto un po' le partite, hanno veramente, penso, trovato la quadra, e Benevento ha squadra e un allenatore in proprietà veramente di Serie B. Quindi andiamo avanti il nostro percorso, poi vedremo. Vedremo, va bene. Grazie. No, forse volevo dire qualcosa. Sì, volevi interagire un'ultima. No, no, la domanda era proprio fatta perché Castellammare è una piazza che non so quanto accetti la Serie C o quanto non pensi di meritare la B, di lottare per la B. Sì. Ma è più, era una sensazione che poteva avere l'ambiente, la tifoseria, piuttosto che... Però è piaciuto a me il presidente Langella, quando io, diciamo, siamo sentiti telefonicamente, dove io dicevo, sì, vai quest'abbia con questa squadra, voglio fare fatica, anche perché viene dallo scorso anno, da un'annata deludente, e quest'anno invece lui disse, noi dobbiamo garantire il calcio a Castellammare, se io non ci vuole niente a spendere soldi e fare super squadre e poi al limite il prossimo anno fai fatica ad iscriverti, quindi giusto. Perfetto, direttore, grazie. Grazie a voi, buona serata, buon lavoro. Buona serata, grazie, e grazie all'ufficio stampa della Juve Stabia. Per chiudere, prima di andare in pubblicità, ci andiamo ad ascoltare, a proposito delle Vespe, dopo la partita con il Catania, Pagliuca e il match winner Marco Meli. Dobbiamo continuare a lavorare con umiltà, guai
pensare diverso. L'umiltà deve essere la qualità più importante del nostro gruppo. All'interno di questo gruppo l'umiltà deve essere una qualità, naturalmente deve andare di pari passo alla consapevolezza dei nostri mezzi, perché ogni partita, ogni allenamento ci accorgiamo anche che abbiamo delle qualità importanti da dover difendere e portare avanti. No, ti giuro, non ci credevo nemmeno io, infatti gli altri mi chiedevano, non ci credevo nemmeno, però è stata una bellissima emozione, spero di farne altri tantissimi di gol sotto la curva, perché era talmente piena che mi sono venuti i brividi. Ci godiamo questa vittoria, poi da martedì penseremo alla Turris, però noi l'obiettivo è la salvezza, però noi cerchiamo di dare sempre battaglia a tutte le partite in cui affrontiamo tutte le squadre, dando sempre il massimo e lottando sempre su ogni pallone. Il direttore Lovisa, un grande, scrive il tifoso di Castellammare, discepolo, loro lo champagne, noi porteremo i biscotti di Castellammare. No, ottimo, che li mangiavo da bambino, come no, quelli buoni, con la confezione azzurra, quasi come la pubblicità del casello, perfetto. Però voglio dire a Luca, che ironizza sempre, cioè, il perlace esiste, perché una squadra che fa 18 gol, è vero che ne incassa 18, altrettanto, ma fa 18 gol, e se non è perlace questo. Per l'ascia, ti stai preparando all'apostrofo, vedo. Sì. Allora, andiamo in pubblicità, a tra poco. Allora, rieccoci, terza e ultima parte. Un tifoso dell'Avellino, messaggio, Angelo da Torrette di Mercogliano. Vorrei ricordare a tutti che in Campania, per trascorsi e presenze in campionati professionistici, Avellino è secondo solo al Napoli, e che siamo in C senza essere mai retrocessi sul campo. Questo è il messaggio di Angelo. Siamo pronti, l'apostrofo doc di Annibale Discepolo. Beh, partiamo con il derby, con un brindisi che hanno fatto i due presidenti, guarda caso, c'è cioè un'omonimia tra Giuseppe D'Agostino e Angelo D'Agostino, però devo dire che purtroppo il sorso è stato un po' aspro, anzi direi asprinio, da Versa per il presidente Giuseppe D'Agostino. Scherzi a parte, gli auguriamo di riprendersi al più presto. E adesso andiamo a parlare nel Lazio, a parlare del nostro avversario. Una terra, il Lazio, che ha 27 doc, e tra 27 doc del Lazio, 3 guarda caso ricadono nella Tuscia, esattamente. E faccio contento Luca, così andiamo velocissimi, e devo dire che tra queste doc ce ne sono tante: la Cerveteri doc, la Colli Etruschi Viterbese, oppure come dicevi tu, appunto, Tuscia doc. Ma poi c'è una doc estremamente simpatica, interessante per il nome, perché è est di Montefiascone. Ma la curiosità e la peculiarità che dopo ogni est c'è un punto esclamativo, dopo il secondo est ci sono due punti esclamativi e dopo il terzo est ci sono tre punti esclamativi. La lettura è che questa doc è composta da un blend di tre vitigni bianchi, ovviamente, il Trebbiano Toscano, il Trebbiano Giallo e la Malvasia. Ritornando al derby, est, ma Avellino con Greco, Fiano, insomma, credo che non ci sarà partita. I punti esclamativi li metterà l'Avellino. Li metterà sicuramente l'Avellino, facciamo gli scongiuri, ma sarà così, speriamo. Direttore, siamo sempre su Focus, comunque, per no, anzi, era preparatissimo anche lui, hai sentito, l'ho anticipato. Perché lui è a Perugia. L'ho anticipato. No, ti racconto perché noi a Montefiascone ci abbiamo fatto per 2 anni il ritiro precampionato con la Cavese, 83, 84, 84, 85. E quindi mi ricordavo questo particolare dell'est. E sai una cosa, è chioso. Uno dei proprietari del Monte Rosi, prima che venisse ceduto a Mauro Fusano, è stato Luciano Capponi, che l'ha preso in vari momenti. E Luciano Capponi, guarda caso, era proprietario, non lo so, sicuramente era proprietario di una società agricola che si chiama SD Vigne Nuove, e la squadra si chiamò Montefiascone Nuovo, quindi...
Bene. C'è anche questo. Sei più preparato sui vini che sull'aspetto tattico, no? Sì, questo è sicuramente. Su quello enologico. Ne parliamo settimana prossima sull'aspetto tattico della partita. Come no. Allora, andiamo a salutare Giuseppe Fella del Latina, attaccante del Latina. Ciao Giuseppe. Ce l'abbiamo? Sì. Arriva. Arriva. Ti sento per il momento e adesso ti vedo anche. Ciao Giuseppe, allora per parlare qualche minuto dello straordinario momento del Latina, sta vivendo un ottimo avvio di campionato, ma è anche ingiusto parlare di avvio, siamo ormai all'ottava giornata. Quel campionato che è partito con la vittoria, con il blitz qui ad Avellino, a proposito, è anche questa l'occasione, no, per ritornare su una considerazione che già hai fatto, quell'esultanza molto accesa dopo Avellino-Latina che sbloccasti con quel gol. Non voleva essere nessuna mancanza di rispetto, nessuna offesa per nessuno, ma solo perché stavi vivendo un momento, come dire, di liberazione, perché venivi da mesi e mesi di astinenza dai gol. È così, Giuseppe? Certo, come già ho specificato in un post, l'esultanza, diciamo, un po' più accesa perché venivo da sei mesi dove non facevo gol, dove avevo vissuto un po' sei mesi così, un po' in difficoltà, e quindi non sono riuscito a trattenermi, non era per niente una mancanza di rispetto, anzi chiedo scusa se qualcuno ha pensato questo, ma anche perché loro mi hanno sempre rispettato e di certo non voglio mancare di rispetto ai tifosi dell'Avellino. Giusta puntualizzazione questa, Luca Esposito, per parlare del Latina e del momento che sta vivendo la squadra pontina. Dobbiamo essere brevi, sicuramente Matteo Patti ha costruito una buona squadra, il direttore sportivo, sì, quindi fatti complimenti. Tra l'altro anche lui. Sì, Savellino. E niente, volevo chiederti, l'obiettivo del Latina è questo, cioè voglio dire stare tra le prime, oppure dovete salvarvi e quello che viene poi l'appetito viene mangiando, come si dice? Allora, noi il primo obiettivo sicuramente è la salvezza, però come stanno andando le cose noi ci stiamo rendendo conto che siamo un'ottima squadra e quello che viene, cerchiamo di scendere in campo e cercare di vincere tutte le partite possibili. Abbiamo avuto la dimostrazione che possiamo vincere con tutti, possiamo anche perdere con tutti, però se scendiamo in campo con la testa e la determinazione giusta possiamo fare un gran bel campionato. Annibale Discepolo. Ciao, mi ricordo molto bene di Fella. Dunque, tu sei stato con noi nel l'anno, non me lo ricordo, comunque in 34 presenze hai fatto 9 gol. 2020-21, gol di Fella in particolare in un Avellino Bari 1-0 negli ultimi minuti. Ma precedentemente sei stata una macchina di gol col Monopoli, minor presenze, 26 presenze e mi sembra 16 gol. 17. Luca Esposito, tu non segui perché Luca Esposito è un professore, è sempre col pennarello. Comunque, si è sbagliato nella giornata. Senti, guardando la classifica, parliamo di calcio. Guardando la classifica e ovviamente guardando le prime 5 squadre, Juve, Latina, Foggia, Benevento, Avellino e Turris, nelle prossime tre sfide, per una serie di sfide, di partite, di scontri, di coincidenze incrociate, praticamente vi giocate tutte quante una grossa, caso direi, fella di campionato. Scusami, questa proprio mi è venuta spontanea. Mamma mia. Però volevo chiederti... È imprevedibile, Annibale. Cioè, questo Latina annusa ormai... annusa odor d'alta classifica, e quindi soltanto tre punti dalla Juve Stabia. Ecco, insomma, è un sogno che accarezzate e che, guarda caso, proprio alla terza di queste sfide forse darà una prima verità, visto che ci sarà Juve Stabia Latina. Sì, no, noi cerchiamo di pensare partita per partita. La classifica ci dà soddisfazione, però dobbiamo tenere poco conto, io sono sempre dell'idea di guardarla verso la fine, si tirano le somme alla fine. Noi scenderemo in campo, ora dobbiamo pensare al Cerignola,
sì. Poi c'è il Francavilla e poi penseremo alla Juve Stabia, cercando e sperando di stare nelle zone alte vicino alla Juve Stabia, e lì in queste tre partite capiremo che livello siamo e a cosa possiamo puntare. L'obiettivo sentiamo personale o di squadra? Personale. L'ho detto di squadra, già l'ho chiesto. L'obiettivo personale? Dopo questo periodo, lo scorso anno in chiaroscuro, quest'anno ha la possibilità di riscattarsi. Essendo attaccante, l'obiettivo personale è sempre quello di cercare di arrivare almeno in doppia cifra. Dopo due anni un po' più sottotono, quest'anno sto giocando con più continuità e voglio riconfermarmi agli anni precedenti dove sono arrivato spesso in doppia cifra. Direttore Accardi, per il Latina vale un po' lo stesso discorso della Juve Stabia? Ti chiedo così anche... Sì, penso di sì, anche la nostra squadra giovane, giocatori dinamici, di gamba, di corsa, senza grandissimi nomi, se non qualcuno come può essere quello di Giuseppe. Però sono squadre che, lui l'ha detto, chiaramente hanno come obiettivo quello di fare un campionato tranquillo, però non è detto che poi sono squadre che acquistano consapevolezza. Ecco, docente. Io volevo chiedere a Fella, lui è di proprietà del Palermo, credo. Io volevo chiedere che cosa gli è mancato per non poter rimanere a Palermo in Serie B in questi anni, secondo lui. Allora, io l'anno che abbiamo vinto ho fatto un po' di fatica all'inizio a giocare per pubalgia, ho avuto la pubalgia, ho fatto un po' di fatica. Poi in Serie B, parlando con Baldini, gli avevo chiesto se mi teneva in considerazione o meno e lui mi ha detto che dovevo rimanere, potevo rimanere, perché mi teneva in considerazione. Poi è andato via, è successo un po' di casino. È arrivato Corini e voleva fare il 4-3-3 e nel 4-3-3 diciamo che per le mie caratteristiche non rientravo. Era fine campionato, quindi era fine mercato e quindi dovevo andare via. E ho scelto una soluzione che giocava a due come Monopoli. Quindi anche un po' di incroci sfortunati sul tuo cammino. No, tu sei Noa? Sì, diciamo sì. Quanti anni hai? 30 anni, quindi cioè, adesso si è talmente allungato la vita del calciatore che fino a 10 anni puoi fare gol a gol, cioè puoi fare gol fino a 40 anni. Amico. Te lo auguriamo, Giuseppe, grazie. Ciao, grazie. Grazie all'ufficio stampa del Latina. Allora, a proposito del Giuliano, invece, c'è da dire che la società con un comunicato. Rilevate gravi turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica poste in essere dai tifosi del Giuliano, consultata anche il questore, la società ha disposto che la gara contro il Potenza si giocherà in assenza di spettatori. La società ancora stigmatizza e condanna qualunque tipo di comportamento violento e deplorevole avvenuto in occasione del match contro il Taranto all'esterno del De Cristofaro. Punizione esemplare già inflitta con la trasferta di Messina vietata ai tifosi, adesso con il non Potenza si giocherà senza spettatori e attenzione, ci potrebbe essere l'allarme anche per le partite future. No, anche col Crotone porte chiuse. Società è molto rammaricata di questo fatto, perché ricordiamo che solo l'anno scorso è stata costretta tutto un anno di esilio ad Avellino. È stato quest'anno per incrementare, per monetizzare, per fare cassa, e voglio dire, poi questa è una cosa che ha colpito anche noi l'anno scorso a Pagani. C'è stato quell'episodio sgradevolissimo dell'incendio del pullman, e noi abbiamo già dato 3 partite a porte. E io trovo assurdo che ricada sulla società responsabilità dei tifosi, tra l'altro all'esterno dell'impianto di gioco. Sì, sì. Cioè, le società purtroppo hanno a malapena la possibilità di controllare quello che succede all'interno. Figuriamoci all'esterno, e quindi è assurdo che si penalizzi una società. E poi sanzioni troppo penalizzanti. E poi il comunicato dice alla fine che quello che ha a pagare è la società, però ne perdono anche chi vuole lo sportivo, i bambini, il tifoso non violento, tifoso non facinoroso, ma soprattutto perde la società, perché perde l'incasso, la possibilità di disputare l'incontro. Un grande presidente, Mezza Mauro, che veramente ha fatto lo scorso anno dei sacrifici enormi, ha costruito anche quest'anno, sono dei presidenti, io conosco anche il figlio, è una persona eccezionale, insieme al direttore sportivo, è peccato, voglio dire. Allora,
Top 11 di Luca Esposito. Acceleriamo un po' che siamo quasi in chiusura. Dai, abbiamo senza commento, senza commento. Allenata da Guido Paiuca, Guido io è il caso di dire, no? Come titolo a questa top 11. Tiam, Juve, Stabia, Todisco, Sorrento, Benedetti, Avellino, Garattoni, Foggia, Maestrelli, Turris. Centrocampo a 2 è un 4-2-4 con Vitale, Sorrento e Tascone, Cerignola, Cianci, Ravasio, Murano e Meli. Sono Murano, le punte gol, di questo 4-2-4. Settimo gol, ti piace, settimo, ti piace direttore? Sei. Già sorride, vedi? Sì, perché le squadre di Luca sono sempre sbilanciati. Sono sempre voglio vincere. Murano ha fatto doppietta. Però la otto, mi pare. Ma dai, poi controlliamo. Doppietta ha fatto? Doppietta. Sì. Allora, sul rigore allora, anche allora, ha segnato. Sul rigore allora, perché 8 è il mio numero e me lo sono ricordato. Squadra sbilanciatissima. Sempre sbilanciatissima, che o che vince 4-0 o che perde... Un po' la Turris. Quando sono perdendo 2-0 allora devo cercare top di top e flop di giornata, dai, top e flop di giornata. Andiamo a vedere. Allora, l'Angella, l'artefice del privato targato Juve Stabia, il presidentissimo, poi Sorrento, arrivano i risultati oltre al gioco, e l'Avellino, derby vinto con autorità, i lupi vedono la vetta. Questi top, andiamo ai flop. Crotone, squadre e società in confusione, sapete, i giocatori dopo l'esonero di Zauli si sono rischierati con il tecnico. Virtus Francavilla, che tonfo, deconcentrati e sorpresi dal Sorrento, e poi già troppi esoneri, 4 nel girone C, 8 negli altri. Questo è un dato inquietante per gli allenatori, no, direttore? Vabbè, però allora. Qui mettiamo però, sulla graticola però, le società. Però, aspetta, mettiamo sulla graticola le società. Perfetto. E gli allenatori. Allora, io credo che, ma ne parlo anche per esperienze, di allenatori bravi ce ne sono pochissimi in giro. Per cui non è sempre colpa delle società. Okay. Spesso ci sono allenatori che non sono in grado di gestire i gruppi che le società mettono a disposizione. Però scusami, gli allenatori chi li sceglie? Chi li prende? Certo, li sceglie la società, però poi dopo sul campo, nel. Poi un allenatore non è mai buono per tutte le stagioni. L'allenatore bravo è quello che si adatta al gruppo, si adatta alle situazioni e si adatta alle. Spesso gli allenatori non sono in grado di capire i gruppi che hanno a disposizione, sfruttare e sfruttare le potenzialità. Spesso, per carità, è anche colpa delle società, assolutamente, perché hanno fretta, perché si lascia condizionare dai momenti, dalla tifoseria, non fanno un'analisi seria per capire se una squadra non va, se c'è il responsabile dell'allenatore o perché magari l'organico è limitato. Per carità, questo è fuori di dubbio. Però io vedo che gli allenatori bravi sono sempre di meno, e quelli che sono bravi sono quelli che arrivano. Però anche in Parigi, scusami, 12 allenatori sono andati via, mentre solo il direttore sportivo è andato via, e pellicione del Monopoli, ogni tanto anche i direttori pagano. Allora, il prossimo turno, andiamo a vedere le partite in programma, ne abbiamo di fatto già parlato ampiamente, però le ricordiamo, le partite della nona giornata, Monopoli, Virtus, Francavilla e Picerno, Messina si giocano già domani, venerdì sera, poi sabato si giocano Cerignola Latina, Crotone Foggia, Giuliano Potenza, Sorrento Benevento alle 18.30 e Turris Juve Stabia alle 20.45. Sarete a Torre del Greco, esatto, con pizza annessa, ho saputo, avete fatto così anche a Caserta. E poi domenica abbiamo Brindisi Casertano alle 14, Catania Taranto alle 16.15, Avellino Monterosi alle 18.30. Quindi voi sabato andate a vedere Turris Juve Stabia. Tu domenica vedi l'Avellino. Luca, cosa vedrai? Solo Turris Juve Stabia. Domenica vieni ad Avellino. C'è la Salernitana domenica, non lo so se riesco. C'è la Salernitana. Tu che partita andresti a vedere, direttore? Tra queste qua? Sì. Andrei a vedere la Turris. Anche Sorrento Benevento è una bella partita. Potenza, però. Con il momento del Sorrento, però, con il Benevento. Turris, Stabia, un po' una resa dei conti. Comunque, sì, Benevento, sono due squadre, che sono curioso. Guarda. Il Benevento non sa tu. Sbarazzine, veloci, propositive. Esatto. Per cui, secondo me. Il Benevento non sottovalutasse il Sorrento. Allora, vi dicevo, questa firma a Palazzo di Città a Caserta per la costruzione del nuovo stadio, c'erano il presidente D'Agostino, il sindaco Carlo Marino, l'ingegner Ciuffarella, tutti e tre hanno parlato di svolta epocale per la città, si punta ad aprire il cantiere tra 3 mesi. Poi in un anno completare la prima parte dell'impianto, nel secondo anno completare la seconda parte, quindi dovrebbero completare in 2 anni hanno tutto. Trovato il... E tra l'altro la casertana dovrebbe sempre giocare lì, cioè lavori che vanno fatti contestualmente alle partite, non sarà mai costretta.
non sarà mai costretto a giocare fuori, sì, no, l'abbiamo visto anche per altre squadre. Ma in Serie A non è possibile. Ma una parte dei settori rimane, esatto, rimane così com'è, e si lavora sull'altra. A settori si lavora, sì. Si lavora, ma mi sembra l'Atalanta abbia fatto così in Serie A. Ma adesso l'Atalanta sta completando la curva, sì, esatto, quella delle diciamo così, non quella della curva dei tifosi. Sì, l'altra, esatto, l'altra. Contentissimo per il presidente D'Agostino perché finalmente si è giunti alla fine di quest'iter, ci tiene tantissimo, in questi anni ha investito tanto su Caserta, è vero. E lo ha fatto sempre pensando a questa questione dello stadio. Lui vuole lasciare a Caserta qualcosa per la città, qualcosa di tangibile, non vuole essere ricordato solo per le... Anche per i tifosi da Casertana hanno anche la loro curva. Dai, allora andiamoci a sentire a questo proposito un minutino del sindaco Carlo Marino. L'opera si realizza con 51 milioni, ma poi c'è un investimento che porta negli X anni molto più grande, ma soprattutto è... procedura amministrativa corretta. Voglio ringraziare anche il concessionario, lati della concessione, la Casertana Calcio e l'Aurora Immobiliare, dico bene? Sì. Io sono scombinato, quindi sì, dico bene, l'Aurora Immobiliare, perché anche loro hanno creduto in una città media, e in una procedura innovativa, ma anche con un progetto ambizioso. Ricordo la prima volta che sotto l'umidità, non ricordo se pioveva, ma presentammo quel video nel campo di calcio, e fu emozionante per tutti. So che oggi scriviamo una pagina importante della storia della città. Scriviamo una pagina importante per la città, convenzione novantennale, per 90 anni mi sembra, progetto dal valore di 51 milioni di euro di partenza, poi anche con ricadute evidentemente... con investimenti che poi si andranno a moltiplicare aree commerciali, extra sportive, extra calcistiche. Abbiamo finito, ricordo, dopo lo studio c'è la Goal Collection dell'ottava giornata, grazie al direttore sportivo della Paganese Guglielmo Accardi, grazie a voi per l'invito e grazie ad Annibale Discepolo e Luca Esposito. Buonasera. Grazie in regia a Michele Urciuolo ed Enrico Coppola, grazie per le grafiche a Giuseppe Andrita, è tutto, ci ritroviamo giovedì prossimo, arrivederci.